Qui per la kickboxing, ma non solo, anche karate, tutto nell'ambito delle arti marziali. Innanzitutto, queste due discipline, come funzionano e come si differenziano? Le due discipline sono abbastanza inerenti, in quanto la kickboxing, nasce come disciplina da combattimento e incorpora dentro le tecniche del karate, perché la kickboxing è l'unione di più stili, quindi la box occidentale, il karate o il taekwondo per quanto riguarda i calci, e poi ci sono le tecniche di proiezione per quanto riguarda judo e jiu-jitsu nelle arti marziali, diciamo, tradizionali orientali. Quindi sono due stili che sono in simbiosi tra di loro. Il karate è molto tradizionale, mentre la kickboxing ha uno stile del tutto sportivo, quindi è un vero e proprio sport da combattimento. Quindi diciamo che la kickboxing raggruppa un po' tutto, no? Come si differenzia anche dalla box, che magari è più classica, più anche conosciuta magari dall'opinione pubblica che non è tanto vicina a queste discipline? La kickboxing ha una differenza sostanziale, è l'uso delle gambe dalla box tradizionale europea che noi tutti conosciamo, che si svolge sul ring. La kickboxing ha diverse versioni, quindi diverse discipline al suo interno. Quello che studiamo è una versione, diciamo così, a contatto leggero, che può essere definita a contatto interrotto per quanto riguarda il point fighting. Per quanto riguarda il light contact, il kick light e il kick jitsu, è a contatto leggero, cioè colpi continuati con degli arbitri che li giudicano, ma che non devono essere talmente violenti da portare KO all'avversario. E questa è la nostra filosofia anche di vita. Infatti nel karate si dice spesso che non si colpisce mai per primi, ma prima si para all'attacco e poi si contrattacca.